Ciao, sono Gabriella qui del baule della nonna a San Benedetto del Tronto. Sto registrando da casa, logicamente, perché dobbiamo restare a casa con questa pandemia e è meglio che stiamo a casa. Uscire, lo sapete, usciamo soltanto per fare la spesa, per le medicine, proprio per le cose più importanti, per evitare al massimo il contagio. Allora, l'ultima volta vi ho fatto il video con le lenzuola vecchie, però ho pensato adesso farne un altro perché ho già registrato il video di un altro, di un'altra tipologia di strofinaccio. Però ho pensato che non a tutte piace cucire. Io ho tante amiche che amano fare l'uncinetto, il tricot. Stanno sempre con questo ferretto, con questo a sferruzzare, no? E allora ho tirato fuori dai miei cassetti del Comò una marea di strofinacci che riposano da ormai da ben 35 anni di matrimonio. Stanno lì, ma un giorno, quanto tempo farò questo merlettino? Lo rifinirò adesso per domani, adesso per domani. Sono passati, ahimè, 35 anni. E siccome adesso sto a casa e sì, lavoro, mi sono portati dei lavori da fare importanti, però per variare il lavoro, perché sempre quella tipologia di lavoro ti annoia, almeno a me mi annoia, dopo un po' devo cambiare. So che molti di voi fanno così, un po' ricamano, cioè si ricama un po', poi dopo prendiamo il cucito e poi prendiamo l'uncinetto, perché se no è troppo monotona la cosa, no? Allora ho trovato questi strofinacci e guardate che meraviglioso merletto ho realizzato su questo strofinaccio. Una bellissima puntina, vedete? Guardate, sono dei fiori su una base di verde. Io ho a casa soltanto questi colori pastello, che mi sono serviti appunto per fare i bavaglini dei neonati. Mi sto arrangiando con questi colori. E così dovete fare voi. Prendete i vostri avanzi di fili, perché so che ce ne avete tantissimo perché lavorate. Li prendete, li mettete sul tavolino e a seconda dello strofinaccio che avete, del colore, abbinate fate l'abbinamento del merletto con lo strofinaccio. Questo è, vedete, bianco e verde, perciò questo verde marcio così è l'unico che avevo, che ho trovato dentro alla cassapanca, sto filo, che io compro, poi metto lì, mi servirà, prima o poi è servito, come potete vedere. Vedete, questo è bianco e verde, allora io avevo questo giallo, questo bianco, questo verde e ho creato questo meraviglioso merletto. Con questo tipologia, con questa tipologia di merletto, voi potete fare, io le chiamo le parnanzette per mettere dentro alle cristalliere. Se avete una cristalliere sia in cucina che in sala, voi prendete l'ampiezza della menzolina della cristalliera, tagliate un pezzetto di stoffa e fate ricadere questo merletto fuori dalla menzoletta, avete capito? In modo che dal vetro voi potete vedere questo bellissimo merletto e lo addobbate un po', addobbate un po' la vostra cristalliera. Prendete l'altezza della mensola della cristalliera, ci fate un orlino. E su quell'orlino ci fate questo bellissimo merlettino che sporgerà dal pezzettino di legno che sta sopra dentro la cristalliera, no? Dove voi te riponete i piatti e i vostri cristalli. Ok, adesso posiziono il video sulle mani e vi faccio vedere come fare questo bellissimo merletto. Ok, per prima cosa noi io ho fatto, vedete, ho preso una pezzettina di stoffa delle mie vecchie lenzuola, ci ho fatto un orlino per farvi vedere come aggrapparvi
allo strofinaccio o a qualsiasi lavoro voi vogliate fare. Io qui ci ho fatto i buchi con un uncinetto più sottile, cercando di mantenere una certa distanza, lo vedete? Perché? Perché non sono riuscita a sfilare il filo, perché se voi sfilate un filo lungo e poi ci fate l'orlino, siete facilitati nel bucare la stoffa col punto basso, facendo il punto basso. Ma siccome questa è una tela molto, cioè un lenzuole vecchio, lavato e stralavato, perciò i fili non sono più, sono stati tritati dai lavaggi, perciò se noi tiriamo il filo, quello non viene. Mi capite? Perciò allora io con un uncinetto più sottile ci ho fatto tutti dei piccoli buchettini. Eccoli. Il primo passaggio è quello. Oh, scusate, questa mi è servita per bloccare l'accricco per fare per il telefonino. Ok, allora per prima cosa noi facciamo il nostro punto basso. Così prendiamo il filo, lo passiamo qui, ma questo lo sapete benissimo come fare, e facciamo il punto basso. Così. Stringiamo. Due catenelle, prendiamo una distanza opportuna, tiriamo su e chiudiamo. 2 catenelle, andiamo giù. Io già l'ho fatti i buchi, vedete? Per facilitare questa manovra. 2 catenelle e un punto basso sulla stoffa. Così. 2 catenelle. Senza prendere il filo. Andiamo giù. Già si è richiuso il buco. Questo diciamo che è il passaggio più scocciante se la stoffa non è adeguata. 2 catenelle. Andiamo giù. 2 catenelle. Due catenelle, andiamo giù. 2 catenelle, fino alla fine di questo pezzettino di stoffa. Sono stata chiara? Metto in pausa. Allora. Ho girato il lavoro, il primo punto basso è stato fatto dove vedete come questo qui, dove aggrappare il nostro bel merletto. Allora facciamo 4 catenelle perché qui facciamo tutti i punti alti doppi. Questi sono tutti i punti alti doppi, gli ultimi sono punti alti tripli, ok? Perciò adesso noi iniziamo con il nostro punto alto doppio. Un punto alto doppio è formato all'inizio da 4 catenelle, 2, 3 e 4. Prendiamo 2 volte il filo, andiamo qui sotto e cominciamo a fare il nostro primo punto alto doppio. Lo riprendiamo di nuovo 2 volte, andiamo giù, chiudiamo una volta, 2 volte e 3 volte. Ok, come ho fatto qui. Adesso 3 catenelle, 2, 3 e altri 3 punti alti doppi. E 1 e 2 certo se si vede bene, sì. E 3. Eccolo, vedete questo. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Non contiamo sotto quanti punti dobbiamo lasciare. Prendiamo due volte il filo e ci diamo una regolata. Né troppo tirato né troppo lento. Questo secondo me è l'ottin male e facciamo un punto alto doppio. 3 catenelle, 1, 2, 3. Faccio venire il filo. E un punto alto doppio sempre sullo stesso posto. E 1, e 2, e 3. Ecco qui da fare questa piccola V. 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E rifacciamo questo gruppo di 3 più 3 più 3, ok? 8 catenelle, prendiamo due volte il filo, ci diamo una regolata qui e chiudiamo. Ancora, questo è il secondo punto alto, il terzo, 3 catenelle, 2, 3, ci spostiamo come ho fatto qua e altri 3 punti alti, non sempre tutto con lo stesso buchetto. Scusate, cioè non lo rifacciamo qui, camminiamo un po' leggermente, 1, 2, 3, qui vicino ci facciamo con gli altri 3 punti alti, altissimi. E 1, e 2, e 3. Otto punti alti, sì, 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripetiamo sempre quello fino alla fine. Vai, ho preso una volta solo il filo, due volte perché sono due punti alti doppi. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. E un altro punto alto doppio sempre sullo stesso punto. Ecco, guardate. Sembra che è lento questo, ma non lo è perché poi dopo dobbiamo farci un'altra coreografia. Vedete come va a stringere poi? Vedete? Perciò ancora 8 catenelle, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, carichiamo con due volte il filo e giù con il gruppo di 3 più 3, punti alti doppi e 1 e 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Carichiamo di nuovo con 2 e vicino ci andiamo a fare quegli altri 3 punti altissimi. 1, 2 e 3. Allora, come potete ben vedere, su questo triangoletto qui, rettangolo triangoletto giusto, poi andremo a fare il fiore, perciò noi qua ci abbiamo già due fiori. Basta, possiamo anche girare, non voglio allungare troppo il video, ok? Giriamo il lavoro. Abbiamo fatto questo. Dobbiamo fare quest'altro. Vedete? Adesso andiamo al centro di queste per iniziare. Voi finite sempre con questi punti altissimi, scusate.
Sempre con questi punti altissimi finite il merletto, cercate almeno di finirlo con questi, vedete, io l'ho finito così e dall'altra parte è uguale, in modo che avete sempre il fiore intero. Ok, allora da qui noi rifacciamo di nuovo i nostri punti altissimi, 1, 2, 3, alti doppi, così, e 2. E 3, un pipiolino di 3 catenelle, qua così, e un'altra serie di punti alti doppi, 1, 2 e 3, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, facciamo venire il filo e ci andiamo a posizionare qui, vedete, sul triangoletto con un punto basso. Un punto basso, 4 catenelle e un altro punto basso. Così, guardate, qui non ci andremo a fare il fiore. Di nuovo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Un punto basso qui. E 4 catenelle. E un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, scusate, mi sono sbagliata. Qua dovevamo rifare gli stessi punti alti. Mi sono fatta prendere dalla frenesia. Allora, finito il triangoletto con le 4 catenelle, 8 catenelle e andiamo a fare i nostri 6 punti alti doppi in mezzo. A questo gruppo precedente di 6 punti alti doppio, perciò uno l'abbiamo fatto, 2, 3 catenelle, un pippiolino e 3 punti alti doppi. Poi 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre ripetitivo e facilissimo come potete vedere. 1, 2, 3, 4, un punto basso. E di nuovo le 8 catenelle. Facciamo la nostra serie di punti alti doppi e finiamo il giro. 2, 3 catenelle, un pippiolino e altri 3 punti alti doppi. Ok, finito, guardate. Allora, stacchiamo il filo perché adesso lo dobbiamo cambiare. Ecco, vedete? Sembra lento, ma non lo è, perché vedrete che man mano il lavoro se lo mangia, si ritira poi quando andate a lavorare. Adesso cambiamo con il bianco. Io qui io voglio fare un'altra di colore, un altro colore per variare un po', per non annoiarci troppo. Allora ci aggrappiamo sul pippiolino qui. Ci facciamo un punto basso.
basso, eccolo, vedete? Qui, questo stiamo facendo questo. Dopodiché noi facciamo 9 punti alti doppi, anzi no, questi sono tripli, mi sono sbagliata. Tripli e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, alternati da una catenella, perciò iniziamo subito. Anzi, voglio tagliare questo filo in più perché sennò ci inciampa. Tripli, andiamo su dove dobbiamo fare il nostro fiore. Allora, tripli sono 3 volte, chiudiamo, ok? E una catenella. Due, una catenella, tre, una catenella, quattro, una catenella, cinque. Una catenella, 6, 8, 9. Eccoli qua, li vedete? Adesso noi ci andiamo a aggrappare con 8 punti, sempre 4 catenelle su quest'altro. Allora, 1, 2, 3, 4 e ci aggrappiamo sul pippiolino, la metà delle 8 catenelle, la metà, guardate. Altri 4, 2, 3, 4 e andiamo a fare i nostri 9 punti alti alternati da altissimi. Tripli alternati da una caramella, da catenella. La caramella ci è arrivata la fame. Una catenella e il secondo punto alto triplo è uno e due e tre. 4, 5, 6, 7, 8. Vedete com'è semplice e veloce? E 9, l'ultimo. 4 catenelle, 2, 3, 4, un punto basso sul pippiolino precedente. È finito il giro. Adesso io stacco il filo di nuovo, ce lo voglio mettere fucsia, perché deve essere bello colorato. Guardate. L'ultimo giro, questo qui, no, io ce lo metto fucsia sfumato, c'ho questo per creare una diversità. Allora, ci agganciamo sempre qui. Vedete, io sto lavorando sempre a dritto, sul dritto del lavoro. Rinizio sempre da destra. E da qui, eccolo, vedete, facciamo i nostri 3 punti altissimi sul primo, qui dentro. Allora, per iniziare facciamo le nostre 4 catenelle perché sennò non, ecco, e 1
Senza punto basso, eh. Adesso soltanto punti alti tripli, 1 e 2, sempre sullo stesso primo buchetto, e 3. Adesso, scusate, il filo stava per cadere, 3 catenelle per fare un pippiolino, eccolo qui, guardate. Ci facciamo il pippiolino. E qui vicino ci facciamo gli altri 3 punti altissimi. E 1, e 2, scusate, faccio venire un po' il filo, se no mi devo fermare ogni 2 secondi. 2 e 3. Adesso facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, e con un punto basso andiamo sulla catenella vicino precedente. Così. Rifacciamo ulteriori 4, saliamo con 4 catenelle, vedi, prima siamo scese qui, no? Adesso risaliamo, 3, 4 e i nostri 3 punti tripli, 1, 2, vedete com'è semplice e di effetto, è un lavoretto semplice ma d'effetto. 3 catenelle per il pippiolino, un pippiolino, e vicino noi ci facciamo i nostri 3 punti tripli, e 1 e 2, praticamente, ma adesso vi spiego, fatemi finire a fare questo petalo. Vedete, un petalo è formato da 3 punti altissimi tripli, un pippiolino, 3 punti tripli vicino, no? E poi per dividerlo noi ci facciamo le catenelle. 1, 2, 3, 4, andiamo giù. E poi risaliamo. 1, 2, 3, 4, per fare il terzo petalo. Guardate come si doveva andare a inciampare. Eccolo, ho tolto il nodo, non volevo farvi perdere tempo. Allora, stavamo all'ultimo petalo. Perciò, ecco, tre punti alti tripli, un pippiolino, e altri vicino. 3 punti altri alti tripli. Questa è uno scioglilingua. Eccolo, il fiore è fatto, guardate. Vedete? È formato da 3 petali. Adesso qui non dobbiamo mettere né catenelle né niente, ma ci andiamo a posizionare qui sul pippiolino precedente con un punto basso per fermarlo. E la stessa cosa facciamo di qua. Facciamo un punto alto triplo e 1 e 2 e 3. Facciamo l'altro fiore. Un pippiolino, e altri 3 punti alti tripli. 1, 2,
Scendiamo con 4 catenelle, un punto basso, risaliamo 1, 2, 3, 4 e un altro petalo. Un pippiolino. E altri 3 punti alti tripli. 1. Avete capito? Guardate, è facilissimo. 2. Ed è velocissimo pure. 1, 2, 3, 4. Andiamo giù con un punto basso. Risaliamo 1, 2, 3, 4. L'ultimo petalo. Tre catenelle, un pippiolino. Vicino gli altri 3 punti altissimi, tripli. 1, 2, 1, 2 e 3. Catenelle. Scendiamo giù. Ecco qui. E poi ci riblocchiamo qui. Pronto? Il nostro merletto è pronto. Bellissimo, stupendo, guardate che grazioso. Questo poi lo stirate, quando lo stirate il punto si riserra tutto, perché logicamente, essendo di puro cotone, che questo vedete come l'ho stirato, si è rigonfiato, si è ritirato. Perciò lavorate sempre un po' sul morbido, perché una volta lavati le cose si ritirano tutte. Guardate, questo qui è fatto con un altro colore. Ok, vi è piaciuto questo tutorial? Spero che abbiate capito. Vi saluto. E vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao, alla prossima. Condividete e iscrivetevi. Vi mando un bacio. Ciao.